Cari amici, vi proponiamo un video tutorial d'eccezione. Il pacco scenico sarà lo splendido fiume Tevere ad Umbertide e ve lo riproporremo in modo inedito. Lo abbiamo infatti affrontato per l'intero tratto, circa 2900 metri di sponda facilmente agibili e costeggiata da una comoda stradina. Siamo partiti dalla Calpina Alta per passare a quella bassa, Fili, Sottoia, Campo Sportivo, Disabili o Muraglione, per terminare con le due zone a valle del ponte, Trivilino e Schioppe. Partiamo dalla Calpina Alta, delimitata a monte dall'immissione dell'omonimo torrente e a valle da una briglia, per una lunghezza di 450 metri e una larghezza compresa tra i 30 e i 35 metri, a una profondità tra il metro e mezzo e i 2 metri. È la zona con più corrente e per questo motivo è più facile l'incontro con cavedani e barbe giganti. Oggi sarà il debutto ufficiale della nuova Concept Feeder TB, impreziosita con anelli in titanio e cromo duro. Per questa sessione di feeder fishing, avendo poco tempo da dedicare ai singoli tratti di fiume, utilizzeremo contemporaneamente due canne, una 13 ad azione medium con montatura runner rig e una 12 light montata a pellet feeder. Montature che potete osservare nel box tecnico, molto facile da realizzare, più volte descritte nei precedenti tutorial che troverete sul nostro portale www.tubertinifeeder.it. Vi facciamo comunque vedere brevemente la sua facile realizzazione. Basterà inserire in sequenza una girella scorrevole, uno stopperino, una girella a sgancio rapido. Eseguire una brillatura di circa 15 cm chiusa con un nodo ad 8 e la montatura è realizzata. Come pastura utilizzeremo la caveda o lasca savetta, come particelle ed esche, pellet da 2-3 mm all'alibut e bigattini. Lanciamo ora il grippo in line modificato con il nastro adesivo. Dopo averlo riempito con bigattini e chiuso con un tappo di pastura, a pochi metri da riva. Verifichiamo ora con quanti grammi riusciremo a stare fermi. La corrente è da 40-50 grammi, ma con una pancia di circa 4 metri di filo in bando riusciremo a stare fermi sul fondo anche con un Brockland River da 28 grammi. Bene, siamo pronti per iniziare la sessione di pesca. È necessario lanciare il feeder leggermente a monte, attendere ad archetto aperto che lo stesso raggiunga il fondo e sempre ad archetto aperto effettuare una finta e ampia ferrata all'indietro in modo da rilasciare all'incirca del monofilo in bando grosso modo della lunghezza della canna. Dopo qualche minuto di attesa è consigliabile richiamare leggermente il pasturatore. A questo invitante movimento dell'esca, spesso e volentieri, segue la boccata del pesce. Ed ecco infatti la prima partenza, pronta ferrata, e siamo finalmente in combattimento col primo pesce di questo splendido fiume.
ed ecco i pescavedi dell'Inghilterra. Ma ecco anche Luca in combattimento e da come si prende la sua tecnica da 11 piedi live è sicuramente un oversize. Infatti affiora un bellissimo centrale di Barbo. Oggi i pesci di questo splendido fiume hanno deciso di non darci tregua e anche l'altro Luca ha concluso il combattimento con un bellissimo cavedano. Strano ma vero, ma nonostante la corrente, oggi anche i carrassi hanno deciso di farci visita. Bocca enorme piena di bigattini per questo splendido esemplare di cavedano. Della serie non ci facciamo mancare nulla, anche una trota palio. E dopo alcuni pesci catturati col metodo classico, anche una partenza sulla canna con il pellet feeder. Vi facciamo vedere ora l'innesco, che è quello che ha prodotto più catture, il bigattino appuntato per metà che lo rende molto naturale in acqua. Per vincere la differenza dei cavedi è necessario utilizzare monofine all'ordine 010-012 e ami dal 20 al 24.
dopo tante catture a Federfish Classico, abbiamo deciso di testare anche la Camorera Fishing, un metodo che in passato, in questo tratto di fiume, ci ha regalato tante catture. Anche in questo caso la montatura è molto semplice da realizzare, basterà legare due braccioli di circa 15-20 cm a 10 cm uno dall'altro sopra il piombo. Faremo vedere ora passo dopo passo tutte le procedure da mettere in atto per interpretare al meglio questo tipo di tecnica. Dopo aver lanciato il piombo e posizionato la canna, è fondamentale capire a che distanza fiondare i bigattini. L'importante appunto è far defluire i bigattini verso valle in modo che una volta arrivati sul fondo intercettano i due ami innescati. Avremo fatto tutto nel migliore dei modi, il risultato è questo. Super cavedano del Tevere. La carpina bassa è delimitata da una griglia a monte e da una brusca riduzione della larghezza che passa da 30 metri a circa 20 a valle. È lunga circa 500 metri, anche se nei primi metri non è accessibile. Ha una larghezza media di 30 metri e una profondità costante che varia dai 2,50 ai 2 metri a seconda dei periodi. Anche in questo caso l'assetto pescante sarà costituito da una canna per il feeder e una a runner rig. Prima partenza sul pellet feeder. Ed è un barbo anche se non di notevole dimensione. Ma oggi sono i cavedani a fare la padrone ed ecco un'altra ennesima cattura a runner rig.
Come terza zona da proporvi abbiamo scelto la zona intermedia tra strettoia e fili, chiamata così perché è attraversata da due serie di fili elettrici messi in sicurezza per l'utilizzo di canne in carbonio. È la zona con profondità quasi costante e con vegetazione sull'altra sponda e qualche albero semisommerso. È lunga 600 metri ed ha una larghezza variabile tra i 20 e i 40 metri. La macchina alle spalle e le comode piazzole in cemento rendono il posizionamento della nostra attrezzatura veramente di facile realizzazione. Ed anche qui, dopo qualche breve minuto di pasturazione, i cavelli non si sono fatti attendere. Sulle immagini di questo bellissimo cavedano chiudiamo questa prima parte dal Tevere ed ora vi faremo vedere quello che vi proporremo nella prossima puntata. Partiremo dalla zona Muraglione per passare poi al Trivirino, Schioppe e termineremo al campo sportivo. Un consiglio prima di chiudere questa prima parte, ad Umbertide non abbandonate mai le canne perché altrimenti potrebbe succedere quello che state vedendo in questo curioso fuori onda. A parte la disavventura, comunque la canna l'abbiamo recuperata e abbiamo potuto testare che i nuovi Munelle Ovira, anche se immersi completamente nell'acqua, continuano a fare il loro lavoro egregiamente. Bene, noi vi salutiamo e vi aspettiamo per la seconda parte di questa puntata speciale dal Tevere ad Umbertide.